Ciao, bentornati a EVSA News, cominciamo subito. Due schermi! Pam pam pam, pedadare pam pam, pam 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 pam. E parlando di Rayman Origins, dovrebbe uscire il 5 luglio per 3DS e voci confermano più o meno che potrebbe anche essere scaricabile direttamente dall'eShop del 3DS. Questa settimana sono emersi diversi nuovi dettagli su Pokémon Bianco e Nero 2, in particolare sui personaggi che vi saranno presenti. Belle e Komor ritorneranno anche se non in veste di rivali. Infatti Belle, dopo i 2 anni che sono trascorsi fra Bianco e Nero 1 e Bianco e Nero 2, è diventata assistente della professoressa Aralia e sarà lei a darvi il vostro starter. Mentre Komor diventerà il primo capopalestra della regione di Unima nei nuovi giochi e avrai Pokémon di tipo normale. Un'altra introduzione in Bianco e Nero 2 sarà Pokewood, che è un gioco di parole su Pokémon e Hollywood. Da quel che ho capito, questa funzione sostituirà i saggi di danza, o quello che era poi, di Bianco e Nero, per concentrarsi su delle sorte di mini film che creerete con i vostri Pokémon come protagonisti. Non è molto chiaro come funzionerà questa cosa, ma praticamente il robot Tyranitar che avete visto in altri trailer fa parte di Pokewood. Un'altra nuova introduzione è il Pokémon World Tournament, ossia una sorta di torneo, un torneo classico in cui avanza chi vince semplicemente fino ad arrivare alla fine, dove non saranno allenatori standard a partecipare, ma allenatori provenienti da altre regioni, alcuni anche molto conosciuti, fra cui Brock, Misty, Lance, Corrado, Camilla, Giovanni, Rocco, insomma un sacco di vecchi allenatori da tutte le regioni del mondo. Per questo credo, sono sicuro che è per questo che si chiama Pokémon World Tournament. E altri allenatori verranno resi disponibili più avanti in Wi-Fi tramite dono segreto, suppongo. Le tre forme di Tornadus, Thundoros e Landoros sono state confermate, le tre forme alternative. Tornadus diventa un uccello con i baffi, Thundoros diventa una sorta, non capisco bene cos'è, ma sembra un serpente, una sorta di serpente. Mentre Landoros diventa una specie di gatto, insomma un felino. E saranno catturabili con il Dream Catcher, che è quel software per Nintendo 3DS simile a Caccia alla Faccia, di cui vi ho già parlato in edizioni passate di VSA News. E parlando del Dream Catcher, questa funzione e il Pokédex Pro verranno rese disponibili in autunno. Mario Kart 7 finalmente ha ricevuto il suo update, che rimuove i glitch su Monte Uhu, il circuito Uhu e Game Boy Advance Castello di Bowser, credo. Questo update è fenomenale, funziona e aggiornerà l'online del vostro Mario Kart 7 alla versione 1.1. Credo sia impossibile andare online senza l'update, quindi non c'è gente che avrà il glitch mentre gente che non ce l'avrà. Potete farlo in diversi modi. Il modo più semplice è andare semplicemente sull'eShop e scaricarlo direttamente, è abbastanza visibile. Altrimenti vi metto qua l'immagine di un codice QR che potete scannerizzare con la fotocamera del Nintendo 3DS. Potete scannerizzarlo dal mio video e vi porterà direttamente al download sul Nintendo eShop. Scaricatelo se volete partecipare domenica. Capcom è al lavoro su un nuovo gioco per 3DS chiamato EX Troopers, un gioco d'azione che si svolge nell'universo di Lost Planet, con grafica in stile cel-shaded, insomma, stile tipo anime, diciamo. Il gioco uscirà per 3DS e PlayStation 3, è una combinazione strana. Alcuni dicono che il gioco sarebbe stato per PS3 e PlayStation Vita, ma poi è stato spostato su 3DS. Comunque c'è un trailer di questo gioco alla fine, se volete dare un'occhiata. E per finire la sezione 3DS, sono stati rivelati alcuni nuovi personaggi presenti in Project Cross Zone, da Sakura Wars, Erika e Gemini. Da Mugen Frontier Super Robot Wars abbiamo Nanbu Kaguya e Haken. Da Dynamite Deka abbiamo Bruno. Morrigan da Darkstalkers. Chun-Li da Street Fighter e Valkyrie da Valkyrie Nobouken. Weehee!
Per Wii U abbiamo poche notizie e una barca di rumor, quindi state attenti. Cominciamo con le notizie un po' meno esaltanti, così le mettiamo da parte subito. Due giochi in sviluppo per Wii U, FIFA 13, chi l'avrebbe mai detto, che è in sviluppo per Wii U, Wii e 3DS per le console Nintendo, ma suppongo anche su tutte le altre console del mondo come al solito. E un gioco di Ben 10, per cui non sono per nulla eccitato, ma chi se ne frega. Vabbè. Ben 10 su Wii U, yuhu! Si parla di una collaborazione di Eminem con Nintendo per la promozione di un nuovo gioco Acid Ghost, fantasma acido. Nessuna idea, suona come un gioco horror oppure un gioco d'azione, non ne ho idea. Vedremo. Eminem e Nintendo non funzionano molto bene insieme, secondo me. Vedremo. Ora, alcuni rumor. Abbiamo un rumor riguardante Crysis 3. Crysis 3 avevo detto l'altra volta che non sarebbe arrivato su Wii U, molto probabilmente. Un rumor dice che qualcuno all'interno del team di sviluppo di Crysis 3 ha provato a mettere Crysis 3 sul Wii U e hanno detto che funziona a 720p e a 35 fps col controller acceso e dicono che potrebbero riuscire a farlo funzionare a 1080p e a FPS maggiori se il controller venisse spento. Questo è un rumor, quindi non diffondetelo troppo prima che sia confermato, ma io credo che se fosse vero sarebbe una cosa positiva per il Wii U, a mio parere. Un altro rumor è il fatto che i creatori di Mario Kart F-Zero stiano lavorando su un gioco per Wii U che si presume sia un F-Zero per Wii U. L'ultimo F-Zero risale al GameCube F-Zero GX. Non la vedo come un'impossibilità, ma il motivo per cui F-Zero non è più stato fatto credo è stato che non poteva competere in popolarità con Mario Kart. Ora, se riescono a fare un gioco di F-Zero che si distanzia bene da Mario Kart, lo vedo molto bene su Wii U nel futuro. Un altro rumor, questo piuttosto strano, Luigi's Mansion 2 uscirà o solo per Wii U o anche su Wii U? Questo mi sembra molto molto strano. Perché il gioco è stato annunciato su 3DS. È vero che non abbiamo avuto altre informazioni, a parte un paio di trailer. Quindi non saprei. Mi sembra molto improbabile, probabilmente è un errore di scrittura da parte di qualcuno. Ma chi lo sa. Altri rumor comprendono il cloud storage disponibile per il Wii U. Per chi non lo sa, non sa cosa sia un cloud storage, semplicemente vi dà la possibilità di salvare una quantità di dati di gioco, dati di salvataggio, eccetera, su un cloud storage, una sorta di ripostiglio online, di modo che non pesino sul hardware della vostra console. Sarebbero 512 megabyte di cloud storage, ma appunto la cosa non è ancora stata confermata. Usciamo un attimo dai rumor perché voglio tenere quello più sorprendente e che è uscito proprio oggi, credo, per la fine. Nintendo ha registrato due brevetti, due o tre brevetti ultimamente riguardanti sia il 3DS che il Wii U, quindi, ma ho preferito tenerli assieme in questa sezione. Il primo è un brevetto per un 3DS, no, non per un 3DS, ma per una sorta di periferica alternativa da mettere sul Circle Pad al 3DS. Ma è semplicemente una cosa per chi ha problemi, insomma, a gestire il Circle Pad, per quelli a cui scivola il dito sul Circle Pad, quindi sarebbe una periferica che gli dà la forma un po' più di un control stick, ecco. Ora non so, io dubito che sia un modello completamente nuovo del 3DS, credo che sia solo una cosa che potrebbe essere aggiunta, ma vedremo in futuro. E altri due brevetti che sono stati aggiunti, sono uno ancora per 3DS. Ed è la possibilità di usare la realtà aumentata per riconoscere vari colori. L'esempio che era stato portato era di una sorta di platformer dove vi trovate per esempio davanti a un ponte rosso bloccato e aggiungendo una cosa rossa, un oggetto rosso visibile nella fotocamera del Nintendo 3DS sarebbe stato possibile attraversare questo ponte perché l'oggetto rosso lo completa. Oppure se il personaggio è bloccato da delle fiamme sarebbe possibile con un oggetto blu far piovere sulle fiamme per fermare le fiamme e far proseguire il vostro personaggio. Ora, questa idea sembra molto interessante e innovativa.
anche se la vedo dura impiegata in un vero e proprio gioco, ma un gioco per l'eShop con queste funzioni sarebbe molto carino e interessante, a mio parere. E l'ultimo brevetto riguarda il Wii U stesso e riguarda la possibilità di muovere dei personaggi dal televisore al controller del Wii U con il Wii Remote. Semplicemente se il personaggio sul televisore è sotto attacco o roba del genere, è possibile in un certo senso afferrarlo col Wii Remote e metterlo al sicuro dentro il controller del Wii U. Sembra una cosa molto strana, ma certo sono cose tutte molto interessanti, no? Ma non saprei come applicarla a un gioco senza farla diventare tediosa. Un altro paio di rumor per concludere la sessione del Wii U. Il primo rumor riguarda lo Street Pass. Avete presente quella funzione che c'è sul 3DS? Ecco, Nintendo vuole aggiungerla anche sul Wii U. Voi vi chiedete, ma che senso avrebbe? Mi devo portare dietro il controller del Wii U ovunque? Non è proprio così. Da quel che ho capito, Nintendo sta pensando a delle sorte di carte. Delle carte che sono capaci di prendere i dati dal Wii U, appoggiandocele sopra lo schermo. Prendere i dati e portandovi in giro questa carta che dovrebbe aver raffigurato il vostro Mii. Ci avrebbe una sorta di mini schermo, qualcosa del genere, con raffigurato il vostro Mii, e portandovela in giro, non so, nel vostro portafoglio, roba del genere, scambierà dati con le varie persone. Immagino che si possano aggiungere anche dei soldi sopra, come una carta di credito per co comprare le cose dall'eShop del Wii U, soltanto appoggiandola sullo schermo del controller e funzioni simili. Questa funzione è anche un'altra di quelle con molte potenzialità, ma suppongo che se è vero, vedremo qualcosa in più alle 3 di quest'anno. Ultimo rumor emerso oggi riguarda il progetto sul quale sta lavorando Retro Studios. E il progetto misterioso, secondo questo rumor, non confermato, non è per nulla confermato, è una fonte anonima se non sbaglio, potrebbe essere Star Fox and Metroid Fusion Saga. Avete capito bene? Questo gioco sarebbe una fusione degli universi di Star Fox e Metroid e comprenderebbe i gameplay di entrambe le serie, in qualche modo. In pratica, da quel che ho capito, la storia sarebbe che Fox e il suo team, il team Star Fox, si scontrano con la nave di Samus che cadrà su un pianeta e praticamente le sezioni di gameplay di Star Fox saranno miste fra le sezioni aeree, che sono Star Fox classico, cioè sparare, andare avanti nel livello, eccetera, e le sezioni terrene dove Fox sarà a terra, come non so in Star Fox Assault, se non sbaglio, solo che userà molto di più le sue tecniche corpo a corpo invece di basarsi solo sulle armi, userà la sua velocità, insomma, l'abilità e la rapidità che ha dimostrato anche nei giochi di Super Smash Bros. Mentre la parte di Samus sarà più concentrata su un gameplay in stile Metroid, piuttosto Prime, da quel che ho capito, che non mi piace molto l'idea. Ora, sembra un'idea molto bella in teoria, non so se Retro Studio riuscirebbe a farla funzionare. Sarebbe un buon modo di unire due universi simili che non hanno avuto molto successo negli ultimi anni, ma non ne ho idea. I rumor sono rumor, dopo tutto. Sogni! È stato confermato da una fonte piuttosto strana, ossia Internet Movie IMDb, Internet Movie Database. Sono stati confermati tre personaggi per PlayStation All-Star Battle Royale, ossia Cole McGrath da Infamous, Nathan Drake da Uncharted e Solid Snake da Metal Gear Solid. Perché Snake? Perché ci tradisci? Eri in Super Smash Bros. Per Sony non ho molto questa settimana, a parte due date di uscita per PlayStation Vita. Metal Gear Solid HD Collection uscirà il 29 giugno e Tales of Graces F, ossia è una port del gioco per Wii, Tales of Graces, uscirà sempre per PS Vita il 31 agosto. Bill Gates! Per Microsoft ho qualcosa questa settimana, sono riuscito a trovare una cosa. Rare, la casa produttrice che è stata comprata da Nintendo, da Microsoft, sta lavorando a un nuovo FPS per Xbox 360. Se sarà un altro GoldenEye o in qualche modo in relazione a Eternal Darkness, lo vedremo in futuro. Per quanto riguarda il resto e multipiattaforma,
È in arrivo Lego Signore degli Anelli, per varie console. Ora non so come faccia un pupazzetto Lego a mettersi un anello, ma questo lo lasceremo decidere ai produttori. Call of Duty Black Ops 2 avrà diversi finali a dipendenza delle scelte fatte nel giocatore singolo. Square Enix ha rivelato ti il titolo o parte di un titolo di un nuovo gioco intitolato D vs D. Purtroppo non si sa molto altro su questo gioco, non si sa su che console uscirà. Speculazione personale, Dissidia vs Dragon Quest, visto che sono due serie di Square Enix. Passiamo ai video, 10 video anche questa settimana. Il primo video è un trailer in stile anime di Pokémon Bianco e Nero 2, seguito da un trailer di quasi 10 minuti di Kingdom Hearts 3D. Buona parte di questo però è semplicemente il trailer in giapponese di molto tempo fa, doppiato in inglese. Poi abbiamo un breve trailer di gameplay dell'online e multiplayer di Heroes of Ruin. Un po' di gameplay di Project Cross Zone. Un po' di gameplay di EX Troopers, il gioco di cui vi parlavo prima. Un trailer di Sleeping Dogs di Square Enix. Un po' di gameplay di PlayStation All-Star Battle Royale. Una cutscene di The Last of Us, esclusiva per PlayStation. Un trailer di Ghost Recon Future Soldier e un trailer dell'MMORPG Project Copernicus. Ora le note conclusive. Un paio di cambiamenti per EVSA News. Il primo cambiamento, il più importante, è che ho deciso di spostare EVSA News al sabato definitivamente. Questo perché? Perché il venerdì di solito è il giorno più ricco di news di tutte. E mi spiacerebbe perdere news importanti perché sto editando l'episodio in mezzo al venerdì. Quindi lo sposto al sabato, non cambia quasi niente. E anche perché così è più ordinato il mio canale, nel senso i 5 giorni della settimana sono dedicati alle let's play, mentre il weekend è dedicato a streaming, news, eccetera, eccetera. E l'altra novità che volevo aggiungere a EVSA News, è praticamente alla fine, o magari prima della sezione video, visto che molti di voi si fermano, credo, alla sezione video prima e poi non seguono più il resto del video. Non so, mi sarebbe piaciuto mettere tipo, non so, una domanda o una richiesta di un parere settimanale, no? Visto che i VSN sono una cosa settimanale, farlo ogni giorno mi sembra uno sforzo stupido, ma una cosa così, ogni settimana chiedervi la vostra opinione su qualcosa, roba del genere. Quindi magari vorrei cominciare questa settimana così come prova, per vedere come va. Non saprei, cominciamo con una domanda generica. Visto che le 3 è alle porte, mancano poco più di 2 settimane. Cosa vorreste vedere da Nintendo, Sony, Microsoft, Square Enix, Ubisoft, EA, Rockstar, insomma, tutte le case produttrici? E soprattutto cosa non vorreste vedere? Cioè, cos'è che vi allontanerebbe? Cos'è che vi deluderebbe? Cosa non vorreste vedere alle 3 di quest'anno da chiunque? Cos'è che evitereste come la peste, in sostanza? Questo è tutto per i VSA News, ci vediamo dunque sabato prossimo. Bye bye e buona giornata.